Ciao a tutti! Oggi prepareremo le focaccine al forno con prosciutto e provola. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, acqua, uovo, bustina di lievito istantaneo per torte salate, sale, origano, pepe, olio, prosciutto cotto e provola. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. La farina, l'olio, l'uovo, il lievito e il sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e impastiamo il tutto per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, copriamo con pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per 30 minuti. Abbiamo preso il nostro impasto dal frigo, adesso lo stenderemo con il mattarello in una sfoglia alta circa mezzo centimetro. Ritagliamo adesso le nostre focaccine con un coppapasta. Adesso farciamo le focaccine con prosciutto e provola. Chiudiamo con l'altra parte d'impasto e chiudiamo bene i bordi. Spennelliamoli con un po' d'olio. Spolverizziamo con un po' di pepe. E un po' di origano. Posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno e proseguiamo così per tutto il resto delle focaccine. Una volta formate le nostre focaccine, andiamole a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa. Le focaccine sono cotte, andiamo a impiattare. Focaccine al forno con prosciutto e provola. Grazie e alla prossima ricetta!